giocatorina Gioia Emilia Romagna, cosa fa Gioia Emilia Romagna? Siamo qui dalla dolciaria Lugia perché andiamo a vedere come si fanno le uova di Pasqua. E adesso entriamo e andiamo a vederci. Qua siamo dentro alla dolciaria Luigia. Abbiamo qui la Morena. Salve. Ciao Morena, ciao. Che sei la figlia della proprietaria. Sì, perché questa è una fabbrica di cioccolata che c'è un odore, già mi sto sciogliendo. E a conduzione familiare. Sì. Ecco. E ci porti dentro, scopriamo certo. Questo mondo di questo mondo di fabbrica di cioccolato, un po' come hai presente la fabbrica di cioccolato. Ecco, io oggi mi sento un po' così, un po' bambina dentro al mondo del cioccolato. Allora, vai, raccontaci un po'. Adesso andiamo a vedere la produzione. Stanno facendo delle uova di Pasqua da 2 kg in questo momento. Lei è la ragazza che ha detto alla produzione. Ciao, ciao! Si chiama Giulia. Giulia! Okay. Lei fa le uova di Pasqua, adesso mi fa vedere come funziona. Allora, io seguiamo la Giulia. Ok, Giulia, vai, ci seguiamo a te. Adesso deve mettere le sorprese. Dobbiamo vedere se non è abbastanza bagnato, quando non cola è pronto per la sorpresa. Ok, perché noi, ecco, sappiamo che le sorprese... Quando con Milan. Oh, anche le squadre di... Allora, le sorprese le scegliete voi, però se uno se la vuol far personalizzare l'uovo viene qui, può venire la sorpresa, certo, e lo possiamo mettere all'interno. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. È pronto, ne prendiamo un altro, vai. Ecco, e la cioccolata quindi viene sfusa, come funziona? Sì, adesso magari il problema è che il procedimento è da vedere dall'inizio. Ah, perché fase finale. Vabbè. Quindi questo è il contenitore del cioccolato. Questo è il contenitore del cioccolato dove noi facciamo la nostra miscela del cioccolato. Ah. Perché noi acquistiamo il cioccolato liquido, acquistiamo e vari tipi di cioccolato, poi dopo noi lo misceliamo e facciamo la nostra miscela, la nostra dose. Ah beh, certo. Okay. Certo. E questo qui è il contenitore. Quindi c'è il segreto. Esatto, c'è il segreto della ricetta. Ciao! Quando cola, vai. Facciamo vedere, mamma mia. Deve stare sempre sotto i 30 gradi, qua c'è la temperatura. Ok. Della cioccolata in uscita. Vai. Praticamente dopo dal di qui vengono... Vengono messe dentro a questo tunnel che è un frigo. Ah! Questo. Così si raffreddano e quando arrivano in fondo sono già chiuse con all'interno la sorpresa. Ah, pensa a te. Quindi questo è un frigo. Quello è un frigo. Però è buio. Ah, buio. Sì, ma si vedono un po' le uova. Almeno io le vedo un po' di uova. Piano piano. Sì. Devono arrivare... Vabbè, devi prima tirarle giù tutte. Sì, sì. Ho messo giusto per chiuderlo, mi ha insegnato il capo, che lui è bravissimo, okay. Maestro di là. Quando fa questa cosa qui, che sembra una specie di colla, è il momento giusto per chiuderlo, così si chiude bene e rimane chiuso, se no si rischia che troppo asciutto, delle volte non si attacca. Ah, ho capito. Invece fa da, diciamo che la cioccolata fa da collante quando sì, è così. Sì, adesso poi va a raffreddarsi e quindi rimane la sorpresa tutta dentro. Allora diciamo che questa è una fabbrica a conduzione familiare perché ci sei te. Sono io, c'è mio fratello che adesso è nel confezionamento, ecco. Mia mamma e mio babbo. Sì. E poi abbiamo 4 dipendenti. Ah, perfetto. Non moltissimi, vabbè, siamo però... una piccola azienda artigianale e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco, invece è importante. Poi ho visto, è possibile che avete anche i pannelli solari? È possibile? Sì, abbiamo da 2 anni a questa parte abbiamo messo sui pannelli solari. E quest'anno abbiamo messo su anche le batterie, in modo che così durante il giorno si accumulano e alla sera, durante il buio, insomma, possiamo utilizzare sempre l'energia prodotta dai pannelli solari. Invece questa è una cosa importante. Certo, per noi è molto importante il risparmio energetico, perché in questo periodo, insomma, ecco, è veramente fondamentale. Ecco, infatti ho notato subito e ho detto è una buona cosa. Beh, bene. Allora, andiamo dalla Giulia. Giulia, sì, vai. Qua è già pesata, la cioccolata viene giù già pesata, che 700 grammi c'è scritto nella macchinetta lì. Dopo ogni mandata mettiamo il peso che vogliamo. Ah, certo. Quindi adesso fate 700 grammi. Perché sono due uova da 350. Quindi cola il cioccolato. Vai.
mettiamo qua, una macchina che vibra e c'è anche il raffreddamento con le ventole. Cioè praticamente la stessa di quella là, solo che quella è quella più grande, sì, più piccola praticamente. Sì, sì. Accendo la vibrazione perché mette tutti nelle uova, si devono chiudere, allora la sì, vibra. Quindi la vibrazione serve per fare l'uovo bello, liscio, compatto, diciamo così, perfetto. Poi il disin quando l'ho riempita tutta, sì, pronte quasi per mettere la sorpresa anche loro. E guardare sempre la temperatura. La cioccolata, perché... questa è solo di cioccolate, mamma mia. Questa è latte, questa è latte? Condente, sì. Il latte, devo dire la verità, è la mia preferita. Sì. Ah, io sono... che molti mi dicono, ma no, prova la cioccolata fondente, oh, ragazzi, io rimango là. Io rimango al latte. Quando le uova arrivano in fondo al tunnel frigo. Certo! Okay. Mamma mia, quante uova! Tanto facciamo vedere quante uova! Oh, dove inizia anche tutto il procedimento, perché vedi, gli stampi partono da qua che devono essere riscaldati, perché quando il cioccolato arriva a contatto con lo stampo devono avere all'incirca la stessa temperatura per fare in modo che non si stemperi. Ok. Perché il cioccolato viene temperato. Perciò quando arrivano in fondo, questo è un tunnel di riscaldamento, arrivano in fondo, vediamo le cose che abbiamo visto prima. C'è la cioccolata che cola all'interno e poi dopo la ragazza prende lo stampo, lo chiude, lo mette nella macchina che vibra, poi aspetta i tempi necessari per fare in modo che il cioccolato sia alla giusta fluidità, mette la sorpresa all'interno, lo richiude e poi dopo lo mette nel tunnel frigo in modo che arriva qua in fondo per far vedere come esce. Come esce? Come esce. Ok. Adesso sono le uova grosse. Ah, quelle che abbiamo visto prima? Sì. Perché va piano piano, lento. Sì, ci vogliono circa dai 10-15 minuti per fare in modo che l'uovo faccia tutto il percorso. Ah, infatti ho visto perché le si avevano... Si deve andare piano piano. Sì, certo. Perché, perché si non deve... si può raffreddare molto in fretta, altrimenti il cioccolato si rompe, si crepa. Se abbiamo un raffreddamento brusco, mentre invece così lentamente il cioccolato rimane bello, lucido e, certo, e viene fuori un bell'uovo. Viene fuori un bell'uovo. Speriamo, sì, che venga fuori un bell'uovo, adesso guardiamo quando esce. Ok. Dopo andiamo di là che conosciamo, dopo viene anche te. Allora, cioccolata di tutti i colori, quindi quella è un po' più contenta. Ecco, ok, qui abbiamo il fratello della Morena, il figlio di Natale della Luigia. Ti chiami, ciao? De Marco. Ok, vai, cosa stai facendo te? Ce lo spie... Ah, stai impacchettando. Mettiamo le uova di Pasqua. Stai impacchettando le uova di Pasqua. Ma è bellissima, è sparita! È sparita l'uovo, è sparito l'uovo! È sparito!
come scappa da lei là, vero? Bellissimo, allora vai, va giù e poi va da quell'altra ragazza là che si chiama? Passa di qua, guarda. Vai, andiamo a vedere. Ah, stanno proprio tutte. Qui c'è l'impacchettatura praticamente. Perfetto! C'è l'impacchettatura. Qua si chiama Federica. Ciao Federica! Ciao! Ecco, l'uovo dal di là scappa fuori di qua. Vai, la Federica gli mette il fiocco rosso, perfetto. Ah, un po' di tutti i colori. Vai, perfetto, ci mette l'etichetta, giusto sotto, vai. Poi l'uovo va giù. Guarda, bellissimo. Torna qua. Seguiamo l'uovo, eh. Dove va a finire l'uovo? Io seguo l'uovo, eh? No, veloci, ma e infatti dove vado? Dove vado? Qui? E lei? C'è lei, la Valentina e l'Alessia che le finiscono. Ah, ok. E quando mettete l'etichetta del cane? Qui non la mettiamo. Ah, capisce? Cioè, qui non mettete. Cioè, qui non mettete l'etichetta, c'è qualcosa. No, perché qui sono per una. Bonus che poi metteranno la loro etichetta. Ah, ho capito. Vabbè, fate anche questo, sì. Bella iniziativa. Sì, bella. Riescono almeno ad autofinanziarsi un pochettino, sì, anche questa situazione. Sì. Sì, certo. Quindi le potete fare anche per. Certo. Sì, perfetto. Facciamo anche per conto terzi, perché chi vuole l'uomo personalizzato col proprio marchio, ci fanno avere le loro etichette e noi glielo facciamo. Ah, perfetto. Allora, quindi qui non possiamo vedere il marchio Luigia, ma lo vediamo dappertutto. Dopo lo vediamo negli altri. Vediamo poi. Dappertutto. Sì. Ci vuoi. Allora, l'uovo è finito qui. Qui l'uovo è finito. Qui l'uovo è finito. Benissimo. Esatto. Adesso andiamo a intervistare la tua mamma e il tuo babbo. Va bene, ok. Che bene. Ci raccontano, okay. Ci raccontano. Grazie. Ciao. Buona Pasqua. Pesce d'aprile. Basta che ci sia dentro la cioccolata, che non sia uno scherzo. Ah, davvero, il pesce d'aprile, no? Pesce d'aprile, di cioccolata. Troppo, ma le inventate tutte, ma guarda, ma anche queste confezioni. Cioè, io ti dico, io sono rimasta. Sono bellissime tutte, veramente. Ma avete una. Questo è il punto vendita. Questo. Avete anche altri punti vendita? No, quindi. Noi però vendiamo nei negozi specializzati, nei gourmet, nelle enoteche, e soprattutto in nord Italia. E poi esportiamo anche. Ah. Perciò le nostre uova si possono trovare un po' dappertutto, uova, torrone, panettoni, colombe, qualsiasi cosa. Bene. Ma sto guardando che davvero anche queste. Cioè. Sono stupende queste bamboline. E chi le sceglie tutte? Noi. Così. Ma sono proprio complimenti. Prego. Adesso aspettiamo la Luigia e poi facciamo. E poi ma adesso c'è da fare. Che ci raccontate da quanti anni fate uova di Pasqua e cioccolato e ci addolcite i palati e qui sì. Ogni sorpresa. C'è anche la sorpresa dentro. Lo so che c'è la sorpresa quando dentro. Non c'è niente, è ancora più sorpresa. quando non c'è niente non c'è ancora più sorpresa, sì. Ma guarda, è un mondo fantastico il cioccolato. Te sei venuta su con col cioccolato da quando eri piccoli, ma sarai pur felice. Siete così belli, vieni qua Luigia, dai. Che ci racconti, che cosa? Da quanti anni fate d'amore, cioccolato? No. Ci addolciti i palati e ci resisti. Oh, guarda che belli! Qui abbiamo la Luigia e Natale. Della dolciaria Luigia. Natale? No, ti chiami Luigia. Natale Pasqua. Natale. Da quanti anni addolcite il palato con tutta questa cioccolata? Sono veramente i nostri genitori, no? Che hanno
iniziato l'azienda, io adesso dal 1930, perciò è un bel po', io ero ancora nel nido dei pensieri. Ecco, e dopo voi avete iniziato dopo invece? Dopo noi, quando noi, ognuno, ogni, diciamo, noi siamo cinque fratelli, ognuno che si è sposato ha preso su il suo fagotto e poi ha messo su la sua piccola azienda. E così dopo ognuno si è specializzato più uno dell'altro, ognuno tira avanti il suo mulino. Certo, certo. E quindi la vostra dolciaria Luigia, che è il nome della moglie, che ho dato il nome a mia moglie, e si chiama Luigia. Sì. Però io, diciamo, sono il marito, sono, diciamo, quello che ha iniziato l'attività. L'attività, però è, stato, è bello che hai dato il nome. Il nome della moglie è giusto così, così, perché alla fine siamo noi donne che comandiamo, Sempre... E quindi da quanti anni siete fate voi? Quindi dunque, abbiamo iniziato, io dopo con mio babbo sono andato via che avevo 18 anni, perciò dopo dalla mia azienda, dal mio Feicom. Vabbè, bisogna tornare indietro. E quindi quando hai avuto due figli e tu e siete tutti maschio e femmina, e siete tutti qui in famiglia, sì, che lavorate, può darsi, c'è il genero là, quello che sforna le uova. Quindi tutto in famiglia, infatti per il momento tutto in famiglia. Bene, sono contenta, siamo contenti. Allora, io direi di dare la buona Pasqua con tutte queste uova. Date la buona Pasqua a tutti. Tutti. E allora, dolciaria Luigia vi aspetta, sì. Siamo qui a Bellaria, via? Via Ravenna 231. Che fa anche la vendita al pubblico. Sì, ecco. Se volete venirci a trovare, noi siamo contenti. Ecco, allora buona Pasqua a tutti, grazie, grazie Natale, okay. Grazie Luigia. Ciao, ciao.